Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Parliamo di pecorino sovranista, pecorino fascista. Parliamo dei rossi. Ma torniamo su questo argomento perché è emblematico di uno spaccato, più che di uno spaccato, di quella che è la vita politica italiana. Beh, naturalmente è una storia che non è una storia. Parliamo del pecorino, parliamo di formaggi, parliamo di Salvini e parliamo dei rossi irriducibili, rabbiosi e odianti politici. Ma parliamo proprio così, perché Matteo Salvini, il leader della Lega, ama farsi le fotografie in tutto quello che incontra durante il suo tour elettorale perenne. Matteo Salvini è in tour elettorale costante, no? Mentre nel centro-sinistra il tour elettorale non sanno più neanche che cosa sia. Proprio in un video precedente a questo abbiamo visto che il centrodestra fa un tour elettorale balneare tra le spiagge, tra la gente, facendo fatica, mentre il centro-sinistra che fa? A casa, dietro il computer, con l'aria condizionata, facendo il post, invio, il post, invio. Ah, adesso sono stanco, mi vado a bere un bel bicchiere di acqua e menta. Mentre Matteo Salvini va in giro per i caseifici, va a vedere la produzione, va a vedere le industrie, va ad ascoltare i problemi della gente. E quindi, naturalmente, lui è a Pisa con Susanna Ceccardi e va in questo caseificio, dove annusa i formaggi, i pecorini. E naturalmente per annusare i formaggi, che fai? Ti abbassi la mascherina e senti il profumo inebriante di questi leggendari formaggi, di questa azienda che sono vanto, vanto non solo per la regione, ma per l'intera Italia. Un'azienda veramente grande e importante sulla produzione dei formaggi. Un'azienda che ha ospitato politici di tutti i tipi, perché loro aprono le porte a tutti per far vedere la loro produzione e quello che stanno facendo. Quindi arrivano poi i soliti detrattori di Salvini. Salvini si è abbassato di nuovo la mascherina, attacca il solito rancoroso da tastiera. E beh, certo, stanno usando una cacciotta che si annusa con l'olfatto. E poi, sinceramente, Matteo Salvini si abbassa la mascherina per fare qualche foto, ricordo per le persone che sono lì. Quindi non ci sarebbe niente di male. Ma a parte il leone da tastiera, un po' così, un po' rabbioso, arriva anche il professionista della politica, cioè quello che di professione fa il politico, che dice dopo questa fotografia di Salvini con la mascherina abbassata, lasciando il naso fuori. Lui, Dario Danti, di sinistra, assessore a Volterra ed ex rappresentante di SEL, dice: "Eravate i miei preferiti, adesso non comprerò più i vostri formaggi." Come? "Eravate i miei preferiti, adesso non comprerò più i vostri formaggi." Voi capite che l'odio rancoroso, no? Non si riserva solo in questo caso, non si riversa solo in questo caso. In passato, non vi ricordate quel sindacalista che aveva fatto un selfie con Salvini ed era stato cacciato dal sindacato? Quell'altro campione di non mi ricordo di quale sport che aveva fatto un selfie con Salvini e gli avevano detto: "Non sei più il nostro idolo, come hai potuto fare una foto con Salvini?" Quindi lo squallore rancoroso e rabbioso di chi addirittura rinnega i suoi campioni sportivi, rinnega il formaggio che compra tutte le settimane. "No, non ti comprerò più, caro formaggio, non te magno più, perché il proprietario ha ricevuto Salvini nella sua azienda. Non ti posso più comprare, anzi invito tutti a non comprarlo, perché
perché tutto quello che tocca Salvini deve fallire, no? Tutto quello che è intorno a Salvini deve distruggersi, autodistruggersi. E qui capite la pochezza di una politica fatta di rabbia rancorosa, ma di un livello così basso che non si scontra sui temi politici, ma sul formaggio che hanno usato Salvini. Allora non ti mangio più. Formaggio cattivo, cattivone, come hai potuto farmi uno sgarbo così? E così parliamo di questo signore che vuole boicottare il caseificio Busti. Ripeti, non c'è nessuna pubblicità perché non ho avuto contatti col caseificio Busti, ma lo ripeto, il caseificio Busti che il sinistro vuole boicottare e spera che nessuno compri più. Le caciotte e il formaggio pecorino del caseificio Busti, perché si è macchiato di questo crimine orrendo, ha ricevuto Salvini, non lo doveva fare, non lo doveva fare. Quindi avete visto il rancore perché Salvini prende voti e la sinistra è a casa a fare i post per boicottare Salvini che va a caciotte, no? E così. Poi arrivano anche la replica dei salviniani, ovviamente, no? Con questo signore che boicotta e cerca di non far comprare quel pericolosissimo formaggio troppo vicino al naso sovranista di Matteo Salvini, no? Quindi appello a tutti gli intellettuali antifascisti, non comprate il formaggio sovranista. Beh, la cosa farebbe anche ridere, ma ci sono di mezzo 120 dipendenti, è un'azienda, un'eccellenza delle aziende italiane, e che arrivi il primo politicuccio, no? Sinistro, rabbioso e rancoroso, che chiede di non comprare più i formaggi di questa eccellenza della regione toscana, è veramente squallido. Ho voluto riproporre questa tematica perché è emblematica della politica attuale, molto molto emblematica. Ma voi sapete che Salvini ha fatto le fotografie con i ragù in scatola, con le Nutelle, con gli arancini siciliani, le pizze, la pasta asciutta, bicchieroni di birra. Quindi se si mettono a boicottare tutto quello che Salvini si è magnato o ha guardato da vicino, e beh, potrebbe chiudere tutto l'agroalimentare italiano, no? Ecco, naturalmente nemmeno Gaber avrebbe potuto immaginare che ci saremmo anche interrogati sull'identità politica di una caciotta. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Buon proseguimento a tutti, siamo anche su Facebook.